rappresenti la terza generazione dell'evoluzione della musica napoletana. Ti cito Toni Bruni, Mario Merola, il maestro Enzo Di Domenico, che hanno cantato il tema dell'emigrazione. Poi si è passati a Gigi Finizio, Nino D'Angelo, Massimo Ranieri e, naturalmente, tanto di cappello ieri, Gigi D'Alessio, con lo sdoganamento per la prima volta della musica partenopea a livello nazionale attraverso la radio. Ed ora ci sei tu, la definitiva consacrazione mondiale di questo nuovo straordinario genere musicale. Sì, dopo Maradona, mi spieghi come sei riuscito a realizzare questo riscatto sociale che resterà nella storia, non solo musicale? Esagerato. I numeri daranno poi la conferma o la smentita. Per adesso... Mi sto divertendo facendo musica, faccio quello che amo, non posso desiderare altro. Non lo so, hai detto troppi nomi enormi, capito? Mi sono salito, sono contento. E intanto sul palco eri con Gigi D'Alessio, uno dei nomi che ho citato. Sì, ma in realtà io mi sentivo con persone molto più grosse di me sul palco. Io ero più piccolino ieri, stavo con Gue che ha fatto la storia del rap italiano, Luca ha fatto la storia del rap napoletano ed italiano, Gigi, vabbè. Ma nella storia resterà il tuo nome? Lo spero, però per adesso ho fatto solo due dischi nella mia vita, vediamo. Grazie.